Anna Munafo è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale VIP, ha spiegato che la sua ultima relazione è stata quella brevissima con Emanuele Trimarchi. Non sono una ragazza che esce con il primo che le capita e non basta un bell'aspetto fisico. Ci deve essere altro. Poi a 29 anni mi sento adulta e non mi interessa giocare. Inoltre, attualmente sono molto impegnata con il lavoro e non ho molto tempo per uscire. Sono passati ormai diversi mesi dalla rottura con Trimarchi e l'ex tronista ha raccontato la delusione provata nel chiudere con il corteggiatore. Ci saremmo visti al massimo 3 volte. Dopodiché ci siamo lasciati. Mi è dispiaciuto perché mi piaceva e credevo che qualcosa potesse nascere tra di noi. Però, ad oggi, dopo quasi un anno, posso dire che alla fine non sono arrabbiata con Emanuele, sono solo delusa. Tutto quello che mi aveva dimostrato nel corso del programma non si è confermato nella quotidianità. Le nostre priorità nella vita erano e sono diverse. E lui era troppo preso da quel mondo dello spettacolo. Mi ha deluso. Infine, però, ha spiegato che nonostante per lei quella storia sia ormai chiusa, se Emanuele Trimarchi decidesse di andarla a trovare in Sicilia, lei di certo lo accoglierebbe. Ci siamo riparlati dopo 7 mesi di silenzio e abbiamo messo a confronto le nostre verità. Da quel momento per me la storia con Emanuele è morta e sepolta. Però, ovvio, se venisse fino a Milazzo per me, gli aprirei la porta. Emanuele Trimarchi seguirà la scia di Valentina Rapisarda e deciderà di sorprendere Anna con una visita inaspettata. Chi se ne frega.